Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video sullo Parkour Supreme. Ragazzi, dopo tanto tempo siamo tornati. Ho detto una cavolata. Sapete perché dopo tanto tempo? No, perché? Perché lo scorso video, ossia era il video che non caricavo da 2 giorni, quindi tutto contorto, era nero. Cioè ragazzi, è stato il fail più grande che ha fatto YouTube nei miei confronti. Dopo tanti anni, cioè tanti, dopo 4... No, 3 quasi 4 anni di carriera su YouTube, Cioè, la prima volta che fa sta cosa. Praticamente nell'elaborazione si è tipo buggato, ma è tipo esploso. Però io non mi ero preoccupato. Allora, usciva solo la webcam. Sto perdendo voce, sto tipo malatissimo. Allora, cioè, usciva solo la webcam che è tutto nero. Cioè, non ha elaborato il gameplay. Quindi, YouTube ti voglio bene. Si soltano le labbra di YouTube, te rompo le gambe. Che dai tu? Una minaccia contro YouTube. Ma che se... Che bello, morire così. Essere o non essere, questo è il dilemma. Essere Luke o non essere Luke, questo è il dilemma. Perché chi è Luke, muori. Oh, te lo devo dire, quante volte te lo devo dire. Non mi lagga Minecraft, va bene. Ivavi. E sono un coglione. E sono un coglione. Cioè, quindi lo scorso video avete visto soltanto la mia faccia di minchia che c'ho. E basta. Semplice, è stato bello il gameplay, raga. Cioè, vi ho fatto certi salti. Cioè, no, io vi sfido, no? Chi di voi si è visto tutto il video? Penso nessuno. Neanche io avrei fatto così. Se per esempio un youtuber che mi piace avrebbe fatto una cosa così. Cioè. Cioè non guardi il gameplay, vabbè che guardi lui, ma che minchia vuoi dalla sua faccia. Venga, se l'avete visto raga, bravi, cioè. Vi ringrazio, l'avete visto. Ci sono state 30 visual, più o meno. Nel momento in cui sto recando, 30 ne sono. E 10 like, quindi mi avete sopportato, non è che come altri BM che ci sono. Aliucche, ma che fai, non metti il gameplay? Te metto 10.000 dislike. Ci stanno raga, voi dite, ma che stai a dire? Ci stanno. Ragazzi, non avete il video delle 7 oggi, perché faccio un buono sfogo personale sul server riguardando alcuni utenti, riguardando soprattutto lo staff, quindi staff che stai guardando questo video, fate avete un po' quel video, ma non è per cattiveria, però spiego delle cose che a me danno un po' troppo fastidio, ok? Ok, io ovviamente ragazzi parlo in modo generale, non farò i nomi, non dirò nulla, dico solo la mia opinione e non voglio implicarlo come regolamento perché mi scoccerebbe. Però capisco. Allora, sto morendo. Ok raga, è il karma, perché sto per parlare male di loro, quindi è il karma. Comunque a parte gli scherzi non parlerò male. Allora stavo dicendo, posso capire, agli inizi del server eravamo solo tra di noi, il cazzeggio c'era, tutte queste cose c'erano, io ero il primo a cazzeggiare, ma adesso che l'abbiamo pubblicato il server e ho visto che stanno entrando molte persone nuove, raga, non è il caso di fare certe cose che dopo vi spiego stasera, quindi staff, aprite le orecchie per chi guarda il video, andate a quello di stasera delle 7, in cui spiegherò tanta bella roba per voi, ok? Tutti, a tutti quanti dello staff, anche al co-founder, cioè al founder, anche ad Arcangel, anche a cosa, come si chiama là? Quello nuovo, Major, non mi ricordo, perdono, se è nuovo ancora mi devo memorizzare il tuo nome, Major qualcosa, Major là, quella J, adesso vi siete ricordati tutti quanti, io no, comunque nuovo build praticamente, mi hanno detto una cosa che non tanto mi è piaciuta, ok, quindi grazie per questo regolamento. Penso che lo farò, perché adesso che pubblico voglio che sia tutto una cosa legale, senza favoritismo a chi è entrato, perché ho visto alcuni give, roba, però non vi preoccupate, che vedrò. Perché io ragazzi dalla console vedo i comandi, semplice, dalla console del server, quindi vedo se uno give, roba, eccetera, cioè non sono un idiota raga, se io me ne accorgo, ok, prima non l'avevo vietato, ma adesso penso di cominciare a vietare, perché... È giusto, io all'inizio del server mi ero comportato come un pezzo di merda,
pezzo di merda, è anche un infame, perché giustamente, cioè, giustamente, ce l'avete contro di me, alcuni, perché io ho aiutato alcune persone dando 10 milioni, così cazzeggiando, raga, perché hanno detto agli inizi che minchia fa, cioè, dico, però adesso non voglio più queste cose, quindi, infatti, nel video di oggi vi spiego tutto, ok, vi sia chiaro questo. Sì, ragazzi, io il video dei parkour li utilizzo anche per spiegarvi cose che vi dirò la sera, cose che succederanno, tipo che mi sta per... Allora, la nuova webcam arriverà la settimana prossima, tra lunedì e mercoledì della settimana prossima, ok? Quindi c'è un grande margine di arrivo, perché arriva dalla Cina, vi sto spoilerando troppa roba, non è una marca tarocca, è una marca molto buona. Vi dico solo che è un action cam, quindi molti di voi già cominceranno a capire. E penso di farci l'unboxing, eh? Penso di fare l'unboxing e non vedo l'ora di usarla perché è di grande qualità. Il rapporto prezzo-qualità è addirittura svantaggiato per l'azienda. Cioè, raga, vi dico solo che costa intorno ai 65 euro l'ho pagata. Quindi ho preso questa perché è di buona qualità ed è pure economica, raga, perché non c'ho i big money. E... appunto, ho preso questo, ma raga, il rapporto è svantaggioso per l'azienda, cioè raga, la qualità, adesso lo dico tanto, già l'ho comprata, mi deve solo arrivare, a meno che non fanno uno spregio. Comunque, la qualità è ottima, voi non potete capire, video 1080p, 60 frame, forse sui i 2K, i video 2K, lì va a perdere un po' di qualità, ma vabbè, ma non fa niente, raga, personalmente per l'utilizzo che faccio io, non è che vado a sciare, vado a buttarmi con la bicicletta dalle montagne, vado in paracadute, cioè sono cose che non è che è importante la super qualità. Io praticamente registro così, farò qualche vlog, magari anche qualche video calcio, sta roba così che potrei portare in futuro. E mamma mia, raga, è stupenda, me ne sono già innamorato vedendo le recensioni, quindi figurati. Vi potrei dire di più, ma dopo è già tutto spoilerato, dovete vederlo con i vostri occhi. Al 99,99% farò un gameplay, cioè un gameplay, un unboxing, oppure ve la mostrerò, perché può darsi non è che faccio lo spacchettamento dello scatolo, perché sono un tipo, raga, che appena arriva apro, non è che aspetto, vabbè, facciamo così, aspetto il pomeriggio, poi faccio l'unboxing, no raga, io apro immediatamente, quindi se, io spero di non rimanerci male, cioè secondo le recensioni è stato bellissima, vi dico anche se può controllare cioè raga, perdonate l'italiano, attraverso lo smartphone, quindi il nostro telefono, e questa raga è una comodità incredibile, che altre videocamere non ce l'hanno, quindi direi proprio che è un grande vantaggio e oggi si muore, mua, mappa, mua. Basta che YouTube vi fa vedere quando muoio, perché sapete com'è, YouTube è un po' infame, ok. Oh, sì, raga, ma mi lagga pure. Mi lagga pure. Dai, morti, morti, morti. Ok. Ok. Niente raga, cioè voi dite perché fai silenzio, cosa succede, hai visto un fantasma? No raga, se muore troppo facile, il fantasma sono io qui. E vabbè, e va bene così. Piccola bambina che voli lassù, bebebe. Sì raga, molti di voi dicono che sono bravo a cantare, sì. Ditelo, sono convinto. No raga, ma io canto per cazzeggiare, cioè per passare il tempo, perché se no si dovrei deprimere, non c'ho voglia, perché vi spiego, quando uno gioca nervoso non ce la farà tipo mai, pure se prova 300.000 volte, vedi? Perché io se dico vabbè raga, un giorno in un video, appunto quando mi arriverà la webcam, cioè la videocamera, non è una webcam, vi farò vedere una cosa troppo figa con il mio pappagallino che faccio, siamo proprio una bella coppia, possiamo andare di Talents Got Talent, praticamente metto a fare beatbox tipo puzz, vuolo basilare perché non sono boxeriano, boh, non sono un boxer, vabbè comunque, e dovete vedere come fa, va al ritmo e fa, cioè raga, ma io mi scompiscio dalle risate, voi non potete capire, ma è troppo divertente, perché voi direte ma può sembrare stupido, ma se lo vedete raga fa, cioè va il ritmo, è troppo figo. Poi quando muovo anch'io la testa insieme a lui, raddoppia la velocità, no? Gli vengono tipo i grandi tic. Io mi fermo e lui continua per un'ora. Cioè,
Io ogni tanto lo libero dalla gabbia, no? Perché ovviamente pure loro sono liberi, raga. Lo libero. E vabbè, quando lo metto in cambio continua a fare... Comunque, raga, voi non potete capire che figate. E se riesco, lo registro. Si deve solo beccare il momento giusto in cui si fa fare fisso. Perché timido davanti alla videocamera, eh? Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, penso che questo video può finire qui. Perché ho molte cose da dirvi in quella delle 7. C'ho poco tempo per editare stasera perché sono già le 11. Sì, raga, sono già le 11, purtroppo è fatto tardi oggi. Io oggi ho avuto tanti impegni, ho fatto tardi. Allora, volevo dirvi una cosa molto importante. Allora, domani, cioè oggi, perdonatemi, voi state guardando i video oggi che è martedì, io registro sempre prima, ma non ve lo so spiegare. Oggi avrò difficoltà a registrare, perché facciamo un corso di aggiornamento a scuola sulla matematica, quindi immaginate che è rottura. Non è recupero, è aggiornamento, una rottura da minchia. E appunto, termino verso le 7. Nel tempo che arrivo a casa si fanno le 7:30. Alle 8:30 ho una partita di calcetto. Quindi ho un'ora per registrare. Quando torno edito. Quindi ragazzi, se uscirà un video solo vi chiedo umilmente scusa. Ma sapete che il tempo, raga, tra gli impegni si trova poco. Cerco di dedicare più tempo possibile a voi. Infatti vedete, registro anche le 11. Potevo farne anche a meno, ma voglio portarvi i video perché sennò mi dispiace. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate like. Guardate la cresta magica del Ninja Nainggolan. Vabbè, molti di voi non lo conosceranno, calciatore della Roma, ma vabbè. Comunque ragazzi, se questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate like, commentate il video, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima. Ciao!